Bentornati su You Capital 24, grazie per essere ancora con noi nel nostro aggiornamento dei mercati azionari. Sono le 17.30 e quindi si conclude anche questa quarta giornata di settimana per i mercati azionari europei. Facciamo però un passo indietro e andiamo in America, dove invece la giornata è ancora nel pieno della sua sessione. È una giornata che ha visto il rilascio di un dato market mover che attendavamo da lunedì, che riguarda l'inflazione. Il dato ha visto invece prezzo al consumo in crescita, secondo il Bureau of Labor Statistics, quindi l'istituto di statistica del paese. I prezzi al consumo hanno registrato un aumento dello 0,2% su base mensile, come il mese precedente, ma più alto rispetto al più 0,1% che era atteso dal consenso. Su base annua invece la crescita dell'inflazione è stata del 2,4%, il rallentamento rispetto al 2,5% del mese precedente, ma leggermente anche in questo caso sopra l'aspettativa del consenso, quindi il parere degli esperti che la aspettava al 2,3%. In questo momento gli indici americani sono in leggera negatività, con l'S&P 500 che perde lo 0,17% a 5.782 punti, il Nasdaq è sotto la parità dello 0,25% a 5.781 punti e il Nasdaq, l'indice dei tecnologici, che è appiattito sui valori della vigilia con una leggerissima discesa dello 0,01% a 20.273 punti. Questa è la situazione in America. Andiamo adesso a vedere insieme le chiusure europee, partendo dal nostro indice italiano, il FTSE MIB, che è l'unico indice del vecchio continente che quest'oggi chiude in guadagno, 0,43%, 34.077 punti. Chiude in negativo invece il DAX dello 0,26% a 19.209 punti, così come Parigi, che lascia sul terreno lo 0,24% a 7.541 punti. Andiamo adesso a Madrid, dove la discesa dello 0,72%, piazza peggiore quest'oggi, quella spagnola, 11.656 punti, almeno per quanto riguarda quelle europee. Londra, meno 0,07% a 8.237 punti e l'Eurostock conclude le nostre chiusure europee con un ribasso dello 0,25% e un punteggio che scende a 4.970 punti. Questa è la situazione dell'azionario. Andiamo subito a vedere anche le commodities, con il petrolio che sta vedendo il suo prezzo salire di 2 punti percentuali per il Brent, che arriva a 77,88 dollari al barile, e dell'1,88, quindi una risalita molto simile per il WTI americano, che sta prezzando 74,68 sempre dollari al barile. Concludiamo l'angolo commodities col prezzo dell'oro, che in questo momento ha una leggera risalita, 0,49% rispetto ai valori di chiusura di ieri. Il prezzo sale a 2.619 dollari l'oncia. Concludiamo il nostro aggiornamento del 17.30 anche con il valore dello spread BTP Bund, che arriva a 128 punti, quindi 2 punti in discesa rispetto all'apertura di questa mattina, con il BTP decennale italiano con rendimento al 3,53% e quello tedesco al 2,25% annuo. Per ora è tutto, questi sono tutti gli aggiornamenti, noi ci fermiamo per qualche istante, ma rimanete con noi sempre qui su You Capital.